ho ripreso a fare il video, è apparso un aggiornamento con scritto che avevano fatto una patch per sistemare alcune cose grafiche. E io non ho, a parer mio, avuto nessun tipo di problema grafico. Alcune correzioni nei testi, e lì effettivamente qualcosa da dire ce l'avevo. Ma c'era anche scritto che c'era una correzione su alcune scelte che non ti facevano proseguire. E sinceramente non so che tipo di problema potrebbe essere. Nel senso, non so che tipo di scelte potrebbero aver bloccato il gioco a qualcuno. Oh, ciao Star Sun. Sembra che Naoki abbia del tempo libero. Si rafforzerà presto. Dai. Certo, va bene. Naoki sembra un po' più felice. Dai, lo portiamo un po' più su. Area commerciale centrale di Saozou Daigaku. Sei venuto con Naoki e hai finito per aiutare i genitori. Che ha finito di aiutare i genitori. Poi Masaya si è inventato una scusa per il ritardo e ha detto: il vento era troppo forte. L'insegnante era furioso. Ha urlato: chiudete subito gli occhi, tutti voi. Poi è partita la romanzina. Nessuno ha capito perché dovessimo chiudere gli occhi, quindi è stato strano. Dopo la sfuriata ha iniziato la lezione urlando: chi vuole rispondere? Ma certo, Masaya, rispondi alla domanda. E Masaya ha detto: con gli occhi chiusi non vedo la lavagna. A quel punto l'insegnante si è arreso e abbiamo fatto un'ora di studio libero. Ma perché sì? A giudicare delle risate sembra che Naoki si stia divertendo. E allora provo a raccontargliene una delle mie di storie. Hai raccontato a Naoki del tuo ricordo imbarazzante. Sul serio? Oh cavolo, è assurdo. Naoki è sopraffatto dalle risate. Era da tempo che non ridevo così. Naoki è un'espressione gentile. No, adesso lo rattristano di sicuro dicendo qualcosa. Ti ricordi di quel ragazzino? Quello del negozio di alcolici? Il figlio di Konishi-san, giusto? Ecco. La loro figlia è stata uccisa. Povera ragazza. Un veggente ha detto in TV che i loro antenati avevano commesso dei peccati. Il loro negozio è rivolto a nord-est. Sembra che sia questa la causa della loro sfortuna. Naoki, tu credi essere persone che credono a un veggente sentito in TV? Il ragazzo sembrava allegro però, mi aspettavo un po' più di tristezza, è davvero insensibile. I fratelli di età simile non hanno mai un buon rapporto. Mio figlio, mia figlia! Ecco, andate a fanculo, dai. Naoki si morde il labbro. Ci penso io ora a menarle, dai. No, no, è tutto a posto, non meritano il tuo tempo. E una menata al culo gliel'avrei data proprio, pam, stronza. Quelle linguacce sono sempre in giro, ormai ci sono abituato. Secondo i loro modi di pensare non dovrei essere felice, mai più. Ecco perché era da tempo che non parlavo con qualcuno di cose stupide, ridendo di gusto, è divertente. Allora, ascolta, l'importante... Allora, io capisco che la situazione sia tragica e tutto il resto, però... Uno non potrà rimanere triste per sempre e due la gente si deve fare cazzi propri, ma cioè... Scusa, ti sto facendo sentire a disagio, Andiamo a casa. Ma in realtà stavo bene. Hai saltato Nao che sei tornato a casa. Anche perché ovviamente lui, Nai, altri compagni tipo la vecchia... Alla fine ti dispiace anche averli lasciati così tanto tempo indietro. Puoi lavorare come tutor e se va tutto bene... Questa sarà l'ultima volta anche per lui. Lezioni private, si rafforzerà presto. Dai, livello 10. Voglio vedere la persona della torre massima. Abbiamo già Yoshitsune, quindi non so chi aspettarmi. Grazie mille per l'altra volta. La mia sospensione non è stata molto lunga. Avere addosso gli occhi di tutti invece è stato brutto. È colpa mia, devo cambiare. Shu sembra fiducioso. La mia mamma mi ha comprato una torta per il mio compleanno, un'altra. Mi ha detto: ho perso la pazienza e ti ho detto cose terribili, ma non volevo, te lo giuro. Sarò sempre fiera di te, caro, ha detto così. Le ho anche spiegato perché ho imbrogliato. Le ho detto ciò che pensavo di quello studente nuovo e che non volevo che lei mi odiasse. Allora lei ha detto: ricominciamo, ricominciamo come famiglia. Oh, ho sempre pensato che una famiglia fosse qualcosa che è così e basta, qualcosa di fatto e finito, ma invece sembra che si possa ricominciare da capo. Per tutto questo tempo non ho mai veramente prestato attenzione a mia madre. Pensavo che se non fossi stato il migliore lei mi avrebbe disprezzato. A causa di ciò pensavo di dover essere sempre il numero uno, in modo da farmi voler bene da lei. Ma non era vero, non aveva alcuna importanza. Lei non ha mai smesso di volermi bene. Shu trattiene le lacrime. Devo ringraziarti. E devo ringraziare anche i tuoi amici. Grazie per avermi considerato per quello che sono. Non sarei mai riuscito a parlare con mia madre se non l'aveste fatto. Sono fiero di te io. Grazie. Shu sorride. E credo sia la primissima volta che vediamo quella spread di lui che sorride. A proposito,
Questo è per te, ecco. Risultati degli esami. Risalgono a quella volta che presi il punteggio più alto della simulazione d'esame. Pensavo che fossero l'unico legame tra me e mia madre, ma in realtà non è qualcosa di visibile. Quindi, per favore, portali via. Almeno fin quando non riuscirò a ridere di ciò che pensavo di me stesso. Ho imbrogliato in un compito in classe e mi hanno sospeso. La mia scheda personale sarà segnata per sempre. Allora, io so che in Giappone la scuola è proprio così, così, così. Però figa, manco avessi sparato a un tuo compagno di classe, madonna mia. Entrai in una buona università, lavorai in una grande azienda. È un futuro che forse mi è negato ormai. Hai copiato in un compito in classe, cos'è, alle medie? La madonna, quanta durezza. Ma ora ho capito che non devo per forza percorrere una strada così stretta e limitata. Se fossi rimasto su quel binario senza pensare, senza vedere niente che non fosse quell'obiettivo, la mia vita sarebbe stata vuota. Rifletterò sulla mia vita e deciderò io stesso quale sarà la mia strada. Bravo. Diventa un disegnatore di doujinshi. Sono sicuro che con quegli occhiali hai una speranza, fratello mio. Sento che la mia vita è appena iniziata. Non perché sono giovane, ma perché me ne sono appena reso conto. Shu ride, imbarazzata. Senti che il profondo legame è unito a Shu. Mi chiedo se riuscirò a maxare anche gli altri. Abbiamo un mese. Abbiamo un mese, perché a marzo sicuramente, non so quando partiremo, ma sicuramente avremo pochissimo tempo. È partito dalla facoltà di Karai Shiva, la forma definitiva della torre. Ah, Shiva! Vabbè, Shiva è buono, eh. Shiva is good, anche lui. Cavolo, abbiamo già tanta roba, però anche Shiva non sarebbe male. Studente assistito, la torre ha raggiunto il suo apice, legame che non può essere compromesso, dio della distruzione, questa era facile. Dio, Shiva già lo conosciamo. Ho un favore da chiederti, a partire da oggi vorrei smettere, con le ripetizioni intendo. Stavo pensando di iscrivermi a un club, la squadra di baseball. Non ho mai giocato a baseball, ma ho sempre voluto farlo. Non conosco le regole però. Shu ride come un bambino. Avevo solo i miei studi, dovevo essere il numero uno. Non pensavo ad altro, ma in quel modo la mia vita sarebbe stata vuota. Quindi voglio provare tante cose diverse. Mi dispiace, ma permettimi di chiuderla qui con le ripetizioni. Però possiamo giocare a baseball insieme qualche volta. Va bene? Se vuoi, hai dato ripetizione a Shu per l'ultima volta. 10.000 yen. Beh, oddio, che ripetizione gli ho dato. Margaret? No, strano. Io. Ehi, ciao Star. Si gela, non riesco a credere che sia già febbraio. Sai che la prossima settimana abbiamo gli esami, vero? Se andassimo a sciare veramente una volta che finiscono? In fondo le vacanze si stanno avvicinando. Vediamo cosa offre in Abba d'inverno. È vero, mi ero dimenticato del ponte di febbraio e delle vacanze. Gli altri sono liberi? Ho chiesto un giro e pare che siano tutti liberi. Mi hanno detto che non avevano altri piani. Sarà il canto del cigno di questo inverno. Un ottimo modo per dire addio a questi esami. Ti mando un messaggio quando abbiamo un piano. Non prendere un altro raffreddore intanto. Ok? Che poi io non credo che ci siamo propriamente ammalati. Sia stata proprio l'influenza di Marie, Margaret, Igor che ci ha fatto un po' in qualche modo abbassare le difese. Konishi, eccolo qui. Oh, Star-san, ciao. Hai un po' di tempo libero oggi. Se ti va di fare qualcosa, mi trovi vicino al negozio. Ok, sì. Ecco, qua ora subentra una domanda. Vogliamo concentrarci totalmente su di lui? O vogliamo provare anche a fare AI? Se dobbiamo sacrificare qualcuno, a quel punto basta sacrificarne uno, non due. E questo è tutto per la lezione odierna. Oh, scusate il sospiro. Quando osservo un panorama nevoso, non riesco a non pensare a quelle meravigliose piramidi. Eh? Non ditemi che non sapete qual era il vero aspetto delle piramidi. Tu non lo sai, signor Phoenix? Sentiamo. Di che colore erano le piramidi originariamente? Bianche? Se mi dici della neve, per forza di cose. Ma che bravo, sì, le piramidi erano bianche. Alla loro costruzione venivano rivestite in pietra calcarea bianca. Tuttavia il rivestimento esterno venne rubato, svelandone l'aspetto attuale. Quando vedo un panorama bianco, mi viene subito in mente quella tragica storia. Maledetti ladri, se fossi stata presente li avrei maledetti a vita. Stavo scherzando. Non ne ho la capacità, sono solo una povera professoressa che guadagna pochi centesimi all'anno.
Tesoro, hai bisogno di studiare? Come stai oggi? Si rafforzerà presto, vuoi passare il pomeriggio? Vai! Certo, va bene. Naoki sembra un po' più felice. Hai voglia di cibo cinese? C'è solo quello praticamente qui. Eccola di nuovo. Oh, Naoki-kun. Stai tornando da scuola? Non dovresti perdere tempo qui. Non pensi che i tuoi genitori saranno preoccupati mentre te ne vai in giro come faceva tua sorella? Non li aiuti in negozio. Ho sentito che tuo padre è in difficoltà. Non fare così. So che è dura, dopo quello che è successo a tua sorella. Ma in momenti come questo che famiglie devono restare unite, giusto? Ma i cazzi suoi, signora? Ascolta, cerco solo di aiutare te e la tua famiglia. Questo comportamento non è affatto carino. Ma che ne sai tu? Sembra in difficoltà. Signora, ma com'è bellina lei? Se ne vada un po' a fanculo. Oh, davvero? Sembra così giovane? Sei riuscito a distrarre la signora. Percepisci il sollievo provato da Naoki. Devo andare, Naoki-kun. Cammina a testa alta e pensa alla tua famiglia. Signora, vada un po' a fanculo. Mi dispiace, c'è sempre questa atmosfera imbarazzante quando ci sono in mezzo io, eh? Non è certo colpa tua. Dai. Dici, Naoki sembra felice. Se non fossi stato tu, sarebbe stata una situazione difficile. Visto che la mia famiglia ha un'attività da queste parti, dobbiamo mantenere buoni rapporti con i vicini. Devo trattarli bene. Grazie. Comprendi l'angoscia di Naoki, senti che il tuo legame con lui si è rafforzato ulteriormente. Spero sinceramente che sia comunque un rapporto che vada avanti senza intoppi, nel senso non ci sia appunto, non è ancora pronto a rafforzarsi e queste cose, perché se dovesse succedere, volendo possiamo ripiegare nelle serate e recuperare, ma spero che non succeda, spero che vada tutto a posto. Scusa, ora vado a casa. Quella stronza mi ha rovinato l'appetito. Mangeremo insieme la prossima volta. Ciao Naoki. Beh, grazie, è stato molto breve la cosa. Ok, Minasai. Oggi sei andata a fare compere. Ah giusto, vediamo se c'è la signora a cui dare il pesce. Oggi no, non c'è la signora a cui dare il pesce. Signora, c'ho del pesce per lei oggi. E glielo tiri fuori. Visto che Naoki non c'è e voglio assicurarmi per il prossimo futuro che Ai stia tranquilla, usciamo con lei. Vediamo come ce la caviamo. È quasi San Valentino, vero? Devo comprare i cioccolatini. San Valentino è il giorno ideale per entrare nelle grazie degli insegnanti. Non devo fare altro che sorridere e regalare dei cioccolatini più sofisticati rispetto a quelli delle altre studentesse. Una stupidaggine, ma che li fa gongolare. È facile. Ti aspetti tanto da quei cioccolatini. Certo, sai, il loro cioccolato arriva da me. Dovrebbero essere grati che... per questo privilegio. Il problema è che i cioccolatini funzionano solo sugli insegnanti maschi. Nelle materie dove non funzionano i miei voti sono quelli un po' più bassi. Devo pensare a come cambiare le cose. Tu hai approfondito la vostra conoscenza chiacchierando il più del meno. Senti che il tuo legame è diventato più profondo. Si rafforzerà presto, meno male. Wow, si è fatto tardi, devo tornare a casa. Oh, giusto, qualcosa per te. Il tap soda, grazie. Ok, chi arriva oggi? Sarà ancora Naoki per forza. Ai, non l'abbiamo cagata, quindi. Eccoti qua. Oh, Star-san. Ecco, vorrei parlarti di una cosa. È un po' di tempo, più tardi. Probabilmente sarò vicino al negozio di alcolici. Se non sei impegnato, ci vediamo là. Oggi non avevi una bella cera, Naoki. Come va? Oh, Star-san. Si rafforzerà presto, dai. Certo, va bene. Vorrei chiederti una cosa. E finalmente mangiamo. Ecco, volevo dirti che stavo pensando di non venire più a scuola. Potrei dedicarmi al negozio di alcolici. L'attività di famiglia non mi interessava. Non mi interessa neanche ora, però quando quella signora ha detto che le famiglie devono restare unite, aveva ragione. Però in teoria sei ancora minorenne, non penso che... Però... Capisco anche la situazione, nel senso, tutti ti stanno addosso, qualunque cosa fai a questo punto. Beh, se puoi farlo. È così, vero? Naoki annuisce. Finora non avevo mai pensato di portare avanti il negozio di alcolici. Faccio fatica a dirlo, ma col giunesi in mezzo alla nostra attività non ha alcun futuro. Non è un negozio con chissà quale storia, quindi pensavo che avrebbe chiuso con la generazione di papà. Però ora non credo di avere alternative. Devo farlo. C'è sempre un'alternativa alla fine. Perché mia sorella è morta?
Non intendevo come è morta. Non voglio sapere cosa l'ha uccisa. Ma perché è dovuta morire? Trascinando giù con sé anche me e i nostri genitori, senza volerlo. Perché le cose sono andate così? Hai ascoltato in silenzio le preoccupazioni di Naoki. Senti di essere riuscito ad aiutarlo. Mettendolo a livello di storia, probabilmente lui non ci crederebbe mai. Ora che sappiamo tutta la verità, potremmo raccontargli di come, perché e chi è stato, volendo, ma non lo aiuterebbe di certo. Non lo farebbe certo stare meglio. Parlerò con i miei genitori. Credo che saranno contenti. Diventerò un membro produttivo della società e vivrò una vita incognabile. Già. Non mi sembri del tutto felice, amico mio. E poi adesso vediamo. Cioè, nel senso, vediamo se mi riappare a scuola o se lo troverò solo davanti lì. Niente signora del pesce neanche oggi. Torniamo a casa. Fammi vedere se vanno al Junes. Sono andato da Daci, ma quel bastardo ha rifiutato di incontrarmi. Forse ha già dimenticato la mia testardaggine. Sarà una gara di resistenza. Beh, questo sì che è una cosa interessante. Chi è che mi chiama? Hai ricevuto un messaggio, di Teddy. Sensei, film. Ce n'è uno che voglio vederne. Si chiama Orso Rosso. Ho sentito il Nyonmen Nyuato Etto. Oh sì, lo voglio vedere. Se tu arriva di guardarlo, tu non è il film che vengo con te. Il film che Teddy voleva vedere, sì, man. Non mi interessa, grazie Teddy, ma no. Vediamo, in teoria dovrei riuscire a finire anche il modellino di Rise oggi. Hai completato il modello scooter rosa. Quindi in teoria manca solo uno. Ricordi di essere andato in giro con Marie. Poverina, quando aveva il mal di testa. Dai, volevo vedere la scena dell'abbraccio. È un sogno? Prova a ripensare ai ricordi con Marie. Però parentesi, la scena lì dove siamo in cima alla collina, in teoria eravamo d'estate, avevamo le maniche corte. Sono ovviamente immagini di repertorio. Salve, chiedo perdono se interrompo la tua mattinata. Ritenevo giusto informarti sui miei progressi sulla ricerca di Marie. L'ho localizzata, tuttavia si trova in un regno che non appartiene agli uomini. Non ti sarà facile mettere piede laggiù. Ti prego di concedermi un altro po' di tempo per prepararvi. Come ho già detto, appena avrò finito mi paleserò da te. Ora, se vuoi scusarmi... Vabbè, grazie di queste informazioni comunque sommarie, però mi fa piacere che l'hai trovata. Non devi fare altro che attendere che Margaret venga da te. Perfetto. Naoki è ancora a scuola, bravo. Ho parlato con i miei, mi hanno menato. Oh, Star-san, vorrei parlarti di una cosa, un po' di tempo. Sì, probabilmente sarò vicino al negozio, va bene. Potresti lavorare come part-time dopo scuola. Sì, certo. In realtà questi esami mi vanno un po' a fagiolo al momento, perché così non devo preoccuparmi di lasciare per forza indietro i ragazzi dello sport e concentrarmi in questo momento totalmente su Naoki. Certo, potevamo pensare anche a Daima. Lei è una basic bitch, quindi fanculo. È come la cucciola che lavorava con me. Era una basic bitch. Zoccola. Ciao Yukiko. Oh, anche uscire con Yukiko sarebbe importante, ma devo accorciare i tempi. Le cose meno importanti vanno lasciate da parte per il momento. Devo concentrarmi totalmente sui confidant. Il gioco ci ha chiesto di rafforzare tutti i rapporti prima che ce ne andiamo. E per carità, devo concentrarmi. Per quanto in realtà uscire con le moto è importante anche lì, perché comunque ti portano a fare delle cose per aumentare le loro possibilità di attacco, è vero, ma cavolo, non tutti gli attacchi che imparano sono buoni. Ricordi quando ho detto di voler lasciare la scuola? L'ho detto ai miei, si sono opposti fermamente. Hanno detto, non è quello che vogliamo, devi vivere come preferisci. Poi hanno detto, non ti piace la scuola, vero? Stai cercando di scappare. All'improvviso sono diventati sospettosi. Non me l'aspettavo proprio. Beh, non me l'aspettavo neanch'io, effettivamente. Ero sconvolto, non riuscivo a pensare a una risposta sensata. Naoki si morde il labbro. Se avessi voluto fuggire avrei potuto farlo tranquillamente, visto che sono tutti gentili con me. Non solo all'associazione per la salute, le pulizie in classe, le attività dei club, dicono tutti di fare come voglio. Perfino gli insegnanti mi fanno fare le verifiche da casa. Se arrivo tardi o esco prima, non vengo mai penalizzato. Le mie azioni non hanno conseguenze, visto che vengo sempre trattato in quel modo. Non capisco quando sbaglio. Nessuno mi impone nulla, mi dicono tutti di fare con calma, mi hanno privato di ogni responsabilità, al punto tale che la mia presenza non è mai necessaria, non devo fare nulla, non devo esistere. Sono davvero così miserabile.
Non sei miserabile. Tutti i nostri companion hanno avuto un momento in cui si sentivano totalmente inadeguati al mondo. Lo so, Naoki si morde il labbro. Cosa posso fare? Continuo ad andare in giro dicendo alle persone di non trattarmi coi guanti, come ho sempre fatto. Dovrei comportarmi come se mia sorella non fosse mai esistita. Gli sguardi, la commiserazione, gli amici che mi allontanano. Dovrei far finta di niente, finché le persone non si stancheranno. E quando si stancheranno, non rimarrò da solo. Beh, no. Ahimè. Hai ancora Yosuke, che per quanto lui non ci pensi, in realtà era buon amico di sua sorella. Potrebbe essere anche per lui. Scusa, sto divagando. Non so più quello che dico. Sembra che Naoki si stia cercando di aprirsi con te. E per fortuna sta andando tutto liscio, senza appunto nessun tipo di... Non è ancora pronto a rafforzarsi. Quindi, grazie. Scusami, non è l'argomento ideale di cui parlare mentre si mangia. Ultimamente non mi godo nemmeno il cibo. Con quello che costa, poi in realtà. Beh, in realtà neanche troppo, 800 yen non è neanche tantissimo. Oh, ok. Ehi, bentornato. Ehi, Star, sto portando Nana col Junes, vuoi farci compagnia? Vai. Ma in realtà non tanto perché non so cosa fare, ma anche per vedere ancora queste scene che l'abbiamo vista due volte, letteralmente. Soon. Ecco qua. Che cosa abbiamo visto, altra pappa reale? E vuoi qualcosa, fratellone? Prendi quello che preferisci, ma cerca di fare in fretta. Papà, devo andare in bagno. Ecco, ancora pappa reale, ma basta! L'accompagno Nanako in bagno. Papà, me la sto facendo sotto. Chi è che incontriamo oggi? Chie, Yuki con Rise. Sembra che non ti abbiano visto, senti la loro conversazione. È quasi San Valentino. Già, in giro è pieno di pubblicità di cioccolatini. Sì. Ah, Yukiko, non Yosuke, che scemo. Ehi, posso essere sincera con voi? Invece di regalarli, vorrei tanto poterli mangiare. Oh, anche io. Ogni volta che sfoglio questi cataloghi mi viene l'acquolina. E come? Sembrano così buoni che odio doverli regalare. L'anno scorso, quando ho ordinato i cioccolatini per lo staff, ho comprato tre scatole tutte per me. Ho cliccato sull'opzione nessuna confezione regalo e ho chiuso l'ordine. Insomma, l'anno scorso abbiamo lavorato sodo, meritiamo una ricompensa. Perché non chiamiamo anche Naoto-kun? Potremmo scambiarci i cioccolatini tra noi quattro. Dojinshi! Oh, ma è grandioso! Iniziamo a cercarli. Mi aspettavo che Chie tirassi fuori, vorrei prepararlo nel cioccolato e loro si insospettissero. Sarebbe stata una scena carina anche quella. Per oggi le lezioni sono finite, Naoki non è venuto. Effettivamente era sabato e lui diceva che non veniva il sabato. Non abbiamo niente di meglio da fare, tanto vale provare a farlo almeno. Proviamoci, non ho nessuna aspettativa di completarlo purtroppo. Hai dato una mano al dopo scuola. Non voglio giocare a fare i grandi. Giochiamo a nascondino, tocca a te. Yuta è pieno di energia. Ancora una volta i bambini ti tirano in tutte le direzioni. La tua statistica di compressione è aumentata, ma ce ne frega relativamente. Star-kun, i bambini sono andati via quasi tutti. Puoi anche tornare a casa, alla prossima. Hai finito tutto il lavoro e sei tornato a casa. Ah, davvero così? Vabbè, 10.000 yen. Ascolta. Ah, ecco, vedi? Sulla strada di casa, sulla banchina del fiume Samegawa, c'è la madre di Yuta seduta laggiù. Signora, sembra un po' tristina, eh? Ah, tu sei l'aiutante che ho incontrato l'altro giorno. Come al solito, l'altro giorno. Oh, è già così tardi. È parecchio che sono seduta qui ormai. Qualcosa la preoccupa? Oh, no, non è niente. Sei uno studente del liceo, vero? Sembri così maturo per la tua età. Ti va di sederti qui? Stavo andando proprio lì. Stavo andando a prendere Yuta. Ma poi mi sono sentita sopraffatta. D'un tratto mi hanno ceduto le gambe. Ogni volta che penso a lui... La madre Yuta sospira. Hai saputo? Io non sono la madre biologica di Yuta. È il figlio di mio marito. Sono 6 mesi ormai che vivo con Yuta. Effettivamente non mi ricordo quando è stata l'ultima volta che abbiamo parlato con lei. Però teniamo conto, se fossero passati anche
Tre mesi fa erano 3 mesi, quindi di conseguenza ci sta che il bambino era ancora diffidente. Sono 6 mesi, già 6 mesi, e non ci parliamo quasi mai. Mio marito manca spesso da casa, quindi ci siamo solo noi due da soli, in quella casa buia. Ci vuole tempo, signora. Scusa, non era mia intenzione assillarti così di punto in bianco, ma sono contenta che tu abbia avuto voglia di rivolgermi la parola e ascoltarmi. È triste da dirsi, ma in questo periodo non mi capita neanche di fare conversazioni semplici come questa. Signora, è una vita strana, sembra stia facendo il suo meglio per adattarsi alla vita. Percepisci l'accenno di un legame formarsi tra te e la madre di Yuta. Eccoci qua, l'ultimo dei confidant probabilmente che ci mancava. Ah, mamma mia, io sono te, tu sei me, hai instaurato un nuovo legame, ti condurrà più vicino alla verità. Sarai benedetto quando creerai le persone dell'arcano temperanza. Chi è una persona della temperanza, capiamo effettivamente? Boh, chi lo sa. Comunque, giovane madre dell'arcano temperanza. Giovane, non mi sembra poi così giovanissima la signora, eh? Mi chiamo Eri Minami, piacere di conoscerti, ti prego prenditi cura di mio figlio. Quelle pochissime volte che lo vedrò. Ah giusto, devo ancora andarlo a prendere, è stato un piacere vederti. Salve signora. Vabbè, meglio che nulla, hai deciso di aiutare anche oggi Nanako con lo studio insieme a Dojima. Oggi studio scienze, dovrei dare una mano a casa. Scienze? Oh, parli di scienze sociali? Ah, quelle. Una volta fatto la maestra ha detto che non dovrò più studiare nei weekend. Meno male. Cosa dovrei fare per dare una mano? Beh, prima hai lavato i piatti, quindi direi che ti sei già resa utile. Oh, ok. Allora scriverò questo. Nanako sta facendo del suo meglio per trascrivere i suoi pensieri. Quando lavo i piatti diventano belli puliti, così la cena è più buona. Se la cena è buona tutti sorridono, per cui mi piace lavare i piatti. Non pensavo che vedesse le cose così. Sono fiero di lei. Già, grazie Star. Oh. Fatto. Arigato. Ora sono in pari con gli altri. Grazie papà e fratellone. Oh. Nanako è riuscita a recuperare tutte le sue lezioni. Che poi... Wow, che lezioni che gli hanno fatto recuperare, mamma mia. Visto che hai finito di studiare, hai messo a letto Nanako che sei tornato in camera tua. Wow, che lezioni. Spero che questa domenica sia libera. Oggi se non c'è scuola, cosa potresti fare? Andare dalla vecchia, se è disponibile. Ehi, ti va di uscire? Hai ricevuto un messaggio, è di Yosuke. Come va lo studio? Tutto ok? Gita sulla neve, prossima settimana, l'11, quindi dopo gli esami. 2 giorni e una notte, facciamo un bordello. Ho preso una stanza, possiamo noleggiare tavoli e vestiti lì. Sbanchiamo gli esami e divertiamoci all'ultimo evento dell'inverno. Ci si vede! Ti sei organizzato per una gita sulla neve tutti gli altri del 2 giorni, a partire dall'11 febbraio. Quindi 11, 12, torneremo il 13, poi San Valentino. Ti ricordi di non aver comprato nulla, ma... visto che non ho comprato niente neanche l'altra volta. Grazie Tanaka. Quindi abbiamo tutto esami per tutta la settimana, poi gita sulla neve e risultati degli esami e San Valentino. Dopo di quello non c'è più nulla fino al 17, che c'è la fine della scuola e l'equinozio di primavera. Mettiamo il motorino sullo scaffale. Eccolo qua. Che bruttino quello. Oh no. Il più bello forse, per quanto in realtà sia un po' brutto a modo suo, il più bello è quello di Yosuke. È più particolare. Poi al secondo posto metterei quello di Dojima. Ciao patata, divertiti coi Power Ranger. Beh Chiare, anche noi abbiamo iniziato a fare ginnastica. Fuori si gela, ma adoro fare ginnastica. Oh, tutti i micini, che belli che sono. Nonna, come stai? Oh, Star-chan, è un piacere vederti. Isano sorride dolcemente. Vuoi passare la giornata con Isano? Vai. Ne sarei felice. Isano sorride dolcemente. Sì, lo Star-chan, ma quelle sono... Hai mostrato a Isano le lettere di suo marito. Ma... le lettere di mio marito? Ma come? Le dici che erano da Daidara. Oh cielo, deve essere successo quando è venuta a prendere le cose in magazzino. Dunque era lì che le tenevo. Grazie Star-chan, ti ringrazio dal profondo del cuore di questa vecchia ciabatta. Oh no. Sono davvero contenta. Isano è molto felice. Ma credo che li brucerò. Vado a prendere i fiammiferi. Oh no. Signora, ma perché? Ha deciso di bruciarle, cosa vuoi fare? Sarebbe irrispettoso leggerle. Avremmo potuto farlo in qualsiasi momento, quindi aspettiamo. Hai deciso di aspettare Isano.
Hai letto una frase su una cartolina. Il telaio in legno era più alto di me, ora sono cresciuto mentre la vita ci teneva lontani. Sulla cartolina non c'è scritto altro. Su un'altra cartolina c'è una breve poesia. Quanto desidero vederti. Quanto cielo, quanta terra e quanta acqua dovranno superare le mie parole per raggiungerti, mia cara Isa-san. Vorrei tanto essere questa cartolina. Alla fine l'abbiamo letta. Non è triste? Non sospettavo affatto di essere stato ingannato. Dubito che abbia mai immaginato che la sua amata Isa-san un giorno avrebbe desiderato la sua morte. Che intende dire? Era un uomo gentile, sincero e fedele. Una malattia lo costrinse a letto. Toccò a me sostenere la famiglia lavorando. Continuava a scusarsi per essere stato un pessimo marito. Lo diceva sempre con un sorriso triste. La malattia peggiorava e credo che questo lo spaventasse. Iniziò a riversare su di me l'ansia e la frustrazione. Colui che un tempo era tanto gentile, ma la cosa non mi infastidì. Avevo accettato di lavorare e prendermi cura di lui nel giorno delle nozze, in salute e malattia. No. Ma lui ha dimenticato. Ha dimenticato chi era e tutto ciò che mi riguardava. Non riuscivo più ad amarlo. Non riuscivo a perdonare lo sguardo confuso che mi rivolgeva. Quando piangevo, però, mi asciugava le lacrime con un uomo che era stato tanti anni prima. Non riuscivo a perdonarlo. Non sopportavo l'estraneo che viveva nel suo corpo, nutrendosi della sua mente. Così ho provato ad ucciderlo nel... Ma non ce l'ho fatta. Mentre ero su di lui, mi ha guardato, ha sorriso, con il sorriso che mi rivolgeva quando ero giovane. Con la stessa voce lui mi diceva di amarmi. Mi ha chiesto, e lei chi è, signora? È successo 3 anni fa. Da quel momento ogni giorno dimenticava chi fossi. Ogni giorno mi chiedeva, e lei chi è? E ogni giorno rispondevo, chi sono oggi? Per lui sono stata un'estranea fino alla fine. Un'estranea si è presa cura di lui fino alla sua morte. È stata la sua punizione. La punizione per avermi dimenticata. Deve essere stata dura, immagino. È stato un sollievo. Prima di qualsiasi altra emozione è arrivato il sollievo. Il sollievo perché era finalmente finita. Per entrambi. È stato allora che mi sono resa conto di aver desiderato la sua morte. Per colpa mia ha abbandonato questo mondo per raggiungere gli dei. Io sono la morte. Beh, oddio signora, in realtà pensavo fosse molto peggio. Anche se ha tentato ad ammazzarlo. Ma comunque non è affatto niente. Non è lei la morte. Ha avuto un pensiero che probabilmente chiunque in una situazione del genere avrebbe potuto pensare. Purtroppo non è una cosa bella, ma ehi. Butta via quelle lette, ti prego. Non riesco a guardarle. Non voglio più toccarle. Mi dispiace. Se non sei riuscito a restituire a Isano le lettere del marito, forse potresti portarle al proprietario di Deidara. Beh, magari a lui serviranno? Non lo so, però... Oh, eccoti. A sciare? Oh, quindi andrete durante le prossime vacanze. Probabilmente sarà l'ultima occasione di svago di questa stagione. Goditela con i tuoi amici. Vediamo se l'uomo dei modellini ha qualcosa di nuovo oggi. Prendi un modellino di scooter. Scooter incompleto. Viene usato dalla polizia del suo paese d'origine. Ok, quindi non è la bici di Kanji. Però ha detto di non leggere le istruzioni e di fare come vogliamo noi. Quindi secondo me se la montiamo in un certo modo esce la bici di Kanji. Quanto ci fai? Niente? Ah, eccola qua la signora del pesce. Signora, ho del pesce per lei. Apra la bocca. Continua a offrirci del pesce. Tu vuoi condividere con me quel pesce? Purtroppo ho solo questo. Ecco, prendi. Ma non dirmi che davvero le pietre si ottengono da lei. Ma che cazzo, aspetta. Signora, aspetti, aspetti un attimo. Cazzo, se davvero le pietre si prendevano in questo modo, abbiamo perso del tempo. Queste sono quelle scoperte proprio che dici... Ma sì, è una questa secondaria, la signora vuole il pesce. Sti cazzi. Ci dà le pietre. È come il bambino qua degli insetti. Prima di trovare il retino te li regala a lui. Prima di darti tutte le pietre te le dà lei a scelta ogni volta che gli dai il pesce giusto. E a saperlo col cavolo che dava tutto quel pesce al gattino. Per quanto poverino. Però cazzo no. Vada com'è andata, va bene così. Almeno la prossima volta sappiamo già quali sono le priorità. Il pesce non lo diamo al gatto, lo diamo alla signora e tutte queste cose qua. Gli insetti li puoi prendere tutte le volte che vuoi, per esempio, anche quello. E prima degli esami, costruiamo questo modellino. Eh sì, a me quel modellino non sembra uno scooter, sembra la bici di Kanji. Chissà se riusciamo a completarlo.
Oggi iniziano gli esami. Dai. Ora. Buongiorno, Starkun. Gli esami di promozione cominciano oggi. Ti sei preparato? Cie sembrava ansiosa, ma per me è quasi un sollievo. Mi mancavano cose come i compiti degli esami. È solo un altro segno che la vita sta tornando normale. Sono d'accordo. A scuola e in città stanno tutti tornando, quelli di prima. La gita sugli sci di questo fine settimana sarà la nostra ultima uscita speciale. Superiamo gli esami e divertiamoci nelle ferie. Patata. Ed eccolo qui. Sarà l'ultima volta che lo vedremo correre? Chi lo sa? Pam, pa. Gli esami di promozione del primo giorno. La parola alphabet è composta da alfa e da quale altra parola? Beta. Hai dato la risposta giusta. Come è stata smentita la teoria secondo cui le piramidi venivano erette dagli schiavi? Dal registro delle presenze. Senti, aver dato la risposta corretta. Allora, so che non dovrei farlo, ma mi chiedo cosa succederebbe se in questi esami finali sbagliassimo tutto. Proprio abbiamo fatto benissimo tutto l'anno, l'ultimo esame è proprio tutto sbagliato. Chissà cosa succede. Sei l'ultimo della classe. Cazzo. Che finché sbagli la verifica durante l'anno, ok, ma se sbagli questa qualche di promozione. Esami di promozione. Quale bevanda significa seppellire i demoni? Il toso. Senti, aver dato la risposta corretta. Qual è il termine medico per emicrania da gelato? Madonna mia, ma si torna indietro tantissimo qua. La sfenopalatina. Senti, aver dato quella corretta. Mercoledì. Esami finali, terzo giorno. Nello zodiaco giapponese, qual è l'equivalente del gatto dello zodiaco vietnamita? Facile, perché ce l'aveva detto lei. Il coniglio. Che tra l'altro aveva fatto anche la battuta, io vestita da coniglietta, sarei una zoo. No, si scherza. Quale verdura veniva usata per le prime lanterne di Halloween? Le rape. Ecco qua. Anche lei vorrebbe essere rape. No, si scherza, ovviamente. Goliardico, lei è una zozzona. Quarto giorno. Di quale colore erano le piramidi subito dopo la loro costruzione? Beh, è facile, ce l'ha detto proprio lei. Bianco. Poi proprio l'ultima domanda che ci hanno fatto, in pratica. Senti, aver dato la risposta corretta. In Europa, cosa conferisce talvolta il colore rosso alla neve? Il sangue umano della gente sgozzata sulla cima della montagna. Ora fai calare la neve di rosso. Hai dato la risposta corretta. Quinto giorno? No, a quanto pare no, forse. Buongiorno, senpai. Oggi è l'ultimo giorno degli esami. Ah, che settimana stressante. Ma domani si va a sciare. Non vedo l'ora di far nottata con tutti. Senti, come te la cavi con la pista? Io non scio da parecchio. Temo di essere un po' arrugginita. Ti insegno io, tranquilla. Ah, oh, davvero? Evviva! Volevo andare a sciare anche io. E sono finito in crociera. No. Saremo lì due giorni e una notte. Scieremo un sacco. Guarda che ci conto, eh. Sulla testolina così. Allora, ultimo giorno. Quinto giorno. Hai risposto facilmente a tutte le domande. Le risposte ti vengono in mente senza alcuno sforzo. Direi che è andata bene, no? Anche quest'ultimo esame. Siamo stati migliori. L'ultimo giorno degli esami. Decidi di andare direttamente a casa. Dopo scuola, sera. Tadaima. Oh, eccoti. È vero, domani vai a sciare. Rimani a dormire fuori, giusto? Non preoccuparti per Nanako. Durante le vacanze resterò a casa. Divertiti con i tuoi amici. Ciao, fratellone. In gita passerai la notte fuori. La prossima volta insieme a sciare. Oh, patatina, salviamo.